Ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi siamo le quasi 4 della mattina. Faccio un video su quasi alba per portarvi su Opinione di Luzio un argomento scottante. Naturalmente, ci ho messo alcuni giorni per metabolizzarlo perché è una notizia che mi ha fatto proprio infervorire. Ed è stata la trasmissione di domenica pomeriggio, mi pare che si chiama L'Arena, non porto molto memoria su questi salotti della politica televisiva. E sull'Arena però mi sono fermato perché le mie famiglie la guardano spesso. C'era sto Crocetta che era appena nominato presidente della regione Sicilia e doveva risolvere le cose, naturalmente. E questo Crocetta, naturalmente, dava del nazista a quello della Lega Nord, dava delle persone, degli intrallazzatori a quelli del PDL, insultava a destra e manca tutti gli altri partiti, naturalmente opposti al PD, escludendo Beppe Grillo che non lo citava nemmeno, e diceva che naturalmente sono nazisti, che lui nella Sicilia naturalmente avrebbe fatto una politica ben diversa, che non è fatta quella del fatto dell'esubero, allora va tolto, come fa Berlusconi, come fa quelli della Lega. L'esubero non va tolto, va fatta una riconversione. Okay? Quindi se Agnelli la Fiat Emilia se la chiude non va bene, perché lui non può licenziare le persone, lui deve riconvertire l'establishment produttivo a produrre altro. Ok? Fin qui uno dice vabbè, è una campagna da PD, non c'è niente di male. Però quella della Lega Nord naturalmente proprio gli fa, ma però noi a Lombardia abbiamo tanti boschi, tanta montagna. E adesso abbiamo, non so se mi vado un po' così perché il numero comunque è sempre poco, 300 forestali. Voi in Sicilia ce ne avete 28.000, che ci avete un forestale per ogni pianta, che cercate di fare il giro della pianta. Di questi che fai? Qui Crocetta ha detto, c'è un esubero, non c'è la riconversione. Il posto si mantiene, poretti, adesso non si può licenziare tutti, pure questi hanno una famiglia, devono mangiare, non si può adesso pensare a queste persone di togliere il posto di lavoro. Io volevo dire come Crocetta, gli esuberi non vanno riconvertiti, non vanno riconvertiti, qua c'è 28.000 persone, riconvertile, sei un bravissimo, Bacchetti Agnelli che licenzia per l'esubero, tu che fai? Questi non c'hanno da mangiare, mettiamo in crisi la Sicilia perché c'è 28.000 forestali, si parla di 100.000 persone, capito? Hai capito? Però quando c'è quei 40 del circolo ippico che su ogni giorno su 40 persone 36 si danno in malattia tutti i giorni, logicamente con quelle 40 persone li mandiamo a casa perché sai che sono in America, non è 40 persone a livello di elettorato dicono poco, 28.000 forestali, sai, quindi li mandi a casa perché non riconverti? Che fa, li mandi a casa? Sono assunti, poretti, anche loro hanno una famiglia, staranno male, io Crocette, io mi preoccuperei anche di quei 40. Io farei un comitato, un comitato alla difesa di questi 40 palafrascari o palacose, come li chiamano, insomma, questi che stanno a guardare i cavalli, insomma. Facciamo qualcosa, insomma. Poi Crocetta, ancora io ti voglio dire, ti domando a dire. Stai a parlare, c'è l'Arsea. Anche l'Arsea lì, un grande stabilimento per raccogliere i finanziamenti sull'agricoltura. Anche qui Crocetta mi cade un po'. C'è sta struttura, qualcuno c'è in questo edificio. Che fai? Lo chiudi! Come lo chiudi? Ti hai detto che riconverti! Ricambierai la struttura, ci farai, che ne so, un centro di fitness. Che è? Le mandi a casa chi porrà la testa lì? Ma allora Agnelli che manda a casa con i termini Mirese, quello della Lega che dice se c'è un esubero in comune. Che cacchio, porca paletta. Dopo c'ha ragione quello della Lega che ti dice noi guadagniamo 6 miliardi all'anno, siamo inutili e voi siete in perdita, e io che devo fare? Mandare i soldi dalla Lombardia a voi perché siete in perdita, tengo questa riconversione, la dici quando ti va bene, quando ti suona, quando ti fa comodo, poi quando ti fa comodo c'è l'esubero, va licenziato, poi quando non c'è né l'esubero né la riconversione c'è il mantenimento del posto pubblico perché poretti sono 28.000, sono tanti, votano,
Crocetta, io quelli dell'arena, il conduttore ti ha voluto bene, ti ha leccato bene bene, ti ha detto ci vedremo tra un anno le tue politiche dove portano. Io quello della Lega gli ho dato del nazista e lo sanno tutti, quindi vai tranquillo. Però te, Crocetta, a me non me la racconti giusta, perché te fai una gran confusione. Riconvertimento se c'è una cosa che non va, si riconverte. Cioè se non va, che ne so, la macchina, fammi le biciclette. Quindi questa è una riconversione, secondo le mie, eh? Dopo te, Crocetta, dimmelo te cosa intendi riconversione. Se dici dall'euro torniamo alla lira, quella è la riconversione che intendi, quindi la gente dovrà cambiare la moneta, vuole fare una moneta diversa di Sicilia, un altro conto. Spiegamela te. Se c'è l'esubero, non si licenzia, anche lì si deve riconvertire, non si sa bene. Però se c'è il magna magna, si licenzia in certi casi. Per esempio c'è 40 lì che stanno a guardare i cavalli, quelli si licenzia. Si licenzia. Quelli si licenzia. Quelli dell'Arsea, si chiude. Lì si chiude. Allora, riprendiamoci in mano un attimino il proprio cervello, che è qualcosa di raro nell'organismo dell'uomo, ok? Il cervello è una roba bella grossa, bella potente. Allora, esubero, licenziamento, riconversione, tre paroline, vediamo un attimino come le vuoi legare insieme. Quando dici la parola licenza, deve suonare al cervello bip, non si può, si riconverte. Esubero, bip, non si licenzia, riconverte. Mantenimento, anche se costi soldi, c'è l'esubero, bip, no, riconverte anche lì, fai qualcosa, sempre riconverte. E tu quella, la prima cosa che hai detto, ti ho ascoltato bene sull'arena, e ti riconverto io. Io non faccio come voi nazisti, come voi berlusconiani che date i quadrini a chi non se li merita. Io riconverto le aziende, non fo' come Agnelli che manda a casa la gente. Io voglio del bene alla gente. Io il posto di lavoro faccio in modo che quei soldi che ho preso per guadagnarci sulla Fiat li porto su un'altra azienda, non li lascio a piedi. Oh, però te c'hai 28.000 forestali, che se veramente andiamo a contare le piante non arriviamo a 27.999, vuoi tenere 28.000 forestali, uno per pianta, e lì vabbè, c'è l'esubero, manteniamo, però li manteniamo. Chi li paga? Ma qua è tutti sti forestali? Ma lì della Sicilia, che è diventato il bosco, l'Amazzonia dell'Europa? Non lo so io. Fate un po' di mano della coscienza, figlio mio. Quei 40 palafrascari vivono da casa e non va bene il licenza. C'hanno anche questi una famiglia, eh? Non è che quelli non hanno una famiglia, sono autoctoni, cioè come organismi, cioè non è che vivono di per sé stessi da soli così. C'hanno una famiglia anche questi, io guarda, non lo so. Poi ti voglio dire, questa è della sera, voi chiude, anche il licenza, ma c'è il bidello, c'è quello che scopa, spazza la mattina, quello che fa il segretario, il centralinista, il portiere, è tutta gente, questa è lavoro, c'è la famiglia, quelli li mandi a casa, ma con me, dai. Vabbè, Crocetta, ragazzi, io ve l'ho fatto vedere sta cosa, se non volete andare a vedere, andate a vedere su internet sta cosa dell'arena, se non credete alle mie parole, ma non so cosa dirvi. Arrivederci, ragazzi, sono Pino Di Luzio.